nessuno mi ha preso, e allora ho fatto la presentazione. E niente, volevo ringraziarvi innanzitutto per l'invito che ho portato al Metadistretto Veneto della Via Edilizia di presentare le esperienze che il Metadistretto sta facendo. Voi, come sapete, il Metadistretto della Via Edilizia è un insieme di aziende a livello regionale che hanno sottoscritto un patto relativo allo sviluppo dell'edilizia sostenibile. E una cosa che mi fa piacere evidenziare è che quando parliamo di edilizia sostenibile parliamo di un modello di sviluppo del settore dell'edilizia all'interno di quella che si chiama un nuovo modello di sviluppo economico, sociale, ambientale, che è il modello dello sviluppo sostenibile. E credo che questo sia importante da visualizzare. E si sente parlare spesso di crisi economica, e allora in Italia probabilmente è stato erroneamente interpretato il modello dello sviluppo sostenibile come un modello essenzialmente centrato sulla attenzione all'ambiente. In realtà lo sviluppo sostenibile è sempre stato un nuovo paradigma, cioè quindi un nuovo modo di porre tutti noi in relazione e in rapporto con l'ambiente esterno, per cercare di capire qual era l'incisività di questo rapporto tra uomo ed ecosistema naturale. E Segalla prima aveva parlato di impronta ecologica, e credo che sia importante per tutto questo, cioè se noi diamo attenzione alla questione energetica, diamo attenzione anche alla questione ambientale, ma poi stretti da una crisi economica dimentichiamo, come dire, i fondamenti dello sviluppo sostenibile, io credo che non si vada molto avanti. Allora, quella dell'impronta ecologica è un concetto complesso ma anche importante e fondante da tenere presente. E tenendo presente il valore 2,1 che rappresenta la quantità di risorse che complessivamente il pianeta Terra è capace di rigenerare, perché questo è un concetto importante per lo sviluppo sostenibile, dove si parla di sviluppo sostenibile quando la qualità della vita dell'uomo è legata alla capacità di carico dell'ecosistema naturale. Allora, tenendo presente qual è la superficie del pianeta Terra e quanti uomini ci sono, questo valore 2,1 saremo in pareggio. Attualmente nel mondo siamo a un prelievo di risorse 1,3, cioè stiamo prelevando globalmente più risorse di quelle che l'ecosistema è capace di produrre, chiaramente con delle disparità. E questo 1,3 nasce a fronte di nazioni come gli Stati Uniti, che hanno un'impronta quasi 5. Vuol dire che se tutto il mondo, se tutti gli uomini del mondo avessero la stessa qualità della vita di un cittadino statunitense, ci sarebbe bisogno di 5 pianeti Terra. Se si mantenesse il livello di incidenza del cittadino medio italiano, ci sarebbe bisogno solamente di quasi 2 Terre. Peccato che ne abbiamo una. E quindi questo deve essere tenuto nei conti che in ogni caso vengono fatte. Quindi quando si pianifica la gestione di un territorio, cercare di capire qual è l'impronta ecologica di quel territorio, quindi quello che può essere fatto per mantenersi in sostenibilità, che è complessivamente sociale, ambientale e economica. Il distretto della Via Edilizia si interessa di edilizia sostenibile, e qui è venuto utile un richiamo a una comunicazione del 2004 della Commissione Europea che individua l'ambiente urbano come strategia tematica e fa dell'edilizia sostenibile uno dei 4 vettori di sostenibilità, e in maniera molto incisiva spiega perché l'edilizia sostenibile è una priorità di governo per l'Unione Europea. Le cose più semplici: oltre il 40% di tutta l'energia utilizzata in Europa viene destinata agli usi civili, quindi al nostro abitare, al nostro costruire case, accendere gli elettrodomestici e così via. Ma il problema dell'edilizia non è solo relativo all'energia. Quasi il 50% di tutto ciò che viene prelevato dalla crosta terrestre finisce
nel settore dell'edilizia, o per costruire o per mantenere le nostre abitazioni, uffici, scuole e così via, quasi metà. E dalle attività dei cantieri edili, ogni anno in Europa si liberano circa 150 milioni di tonnellate di rifiuti speciali. Quindi guardate l'incidenza che il comparto dell'edilizia ha sull'ambiente, per cui se si vuole entrare in un'ottica di sostenibilità, energia da una parte, materie prime dall'altra, rifiuti dall'altra, è chiaro che l'edilizia deve essere monitorata. E questi sono gli aspetti che io chiamo di sostenibilità ambientale. Però vorrei porre l'accento in questa mia relazione sul fatto che poi l'edilizia non è solamente utilizzo di risorse energetiche e ambientali, ma edilizia vuol dire i luoghi in cui noi viviamo. E quindi l'altro aspetto fondante di una corretta modalità di pensare all'edilizia è quella di, insieme alla valutazione sull'efficienza energetica e ambientale, a quello che si chiama la bioecologicità del comparto, cioè avere case che non solo siano efficienti energeticamente e ambientalmente, ma che ci fanno star bene. E questo è un aspetto che ora tendenzialmente si trascura. Sul discorso energetico, come dire, c'è una forte accentuazione sull'aspetto che poi le case devono garantire il diritto alla salute dei cittadini, e forse c'è una, come dire, un'approssimazione con un'altrettanta incisività. E per cui anche nei modi di pensare alle case estremamente efficienti, qui ci sono degli esempi di condomini del nord Europa in cui praticamente le case sono autosufficienti energeticamente, e poi ho messo delle immagini di case invece più legate al paesaggio italiano, e come vedete le due immagini non coincidono. Allora, non tenere presente entrambi gli aspetti può portare poi a un grosso sviluppo tecnologico, però poi in detrazione alla qualità della vita di noi che le abitiamo. Quella dell'energia è in qualche modo, come dire, un falso problema. Questa diapositiva rappresenta, fatto col cerchietto verde, il quantitativo globale di energia consumato nel mondo. Gli altri cerchietti sono via via il quantitativo potenziale di produzione di energia da fonti rinnovabili diverse. Potete vedere come, ad esempio, l'energia idroelettrica da sola è praticamente potenziale, quindi l'energia riproducibile da energia idroelettrica è da sola paragonabile al totale delle energie consumate nel mondo. Se pensiamo all'energia del mare come capacità di utilizzare il moto ondoso, le maree e così via, solo l'energia del mare produce due volte l'energia totale consumata nel mondo. L'energia geotermica 10 volte, la biomassa 20 volte, l'energia eolica 200 volte, la radiazione solare 1800 volte. E a differenza del modo in cui noi utilizziamo l'energia, questo cerchietto verde, che viene essenzialmente da petrolio derivati, da combustibili fossili, tutte queste energie sono rinnovabili. Quindi noi abbiamo un potenziale di utilizzo, di uso delle energie immensamente più alto di quello che oggi di cui abbiamo bisogno, e che in ogni caso si riproducono nel tempo. Quindi il problema è, non è non c'è energia perché sta finendo il petrolio, è che noi stiamo utilizzando il petrolio per utilizzare l'energia che ci serve. La rivoluzione è questa: cominciare a capire che di energia ce n'è, bisogna imparare a utilizzarla da fonti diverse. E in questo mi ha fatto, ritengo che questa slide possa anche far capire che in realtà ci stiamo muovendo in questa direzione. Voi sicuramente conoscete l'IPCC, questo panel di scienziati, sono 8.000 scienziati individuati dall'UNEP, cioè dall'ONU per studiare i cambiamenti climatici, che sta presentando un rapporto sulle rinnovabili, e l'IPCC, insieme a un report che il WWF ha fatto quest'anno, pubblicato quest'anno sulle rinnovabili, dice che entro il 2050 l'80% dell'energia prodotta a livello mondiale può essere prodotta da fonti rinnovabili, cioè che le tecnologie sono già, come dire, sufficientemente mature per portarci nel giro di 30 anni a
sostituire il combustibile fossile con fonti rinnovabili. Quindi è un traguardo possibile, non è un'utopia, ed è su questo però che bisogna concentrare più attenzione e sapere utilizzare le risorse che l'Unione Europea, il governo italiano, le regioni mettono a disposizione delle amministrazioni e dei cittadini per fare questa rivoluzione. Non è semplice, però da un punto di vista proprio di modello è possibile. Bisogna cambiare un modello culturale e capire che in ogni caso lo sviluppo sostenibile è un salto di paradigma, è modificare i propri stili di vita, perché il fatto che ci sia tanta energia non vuol dire che è giusto consumarla. Cioè, io ritengo che sia corretto passare da un modello di sviluppo in cui non siamo più cittadini, ma purtroppo tutti quanti ci identificano come consumatori. Sarebbe bello che tornassimo ad essere dell'utilizzatore e quindi fare attenzione ai beni, anche se questi apparentemente sono praticamente infiniti. Questi sono i modelli di città già oggi esistenti ed autosufficienti. Voi sapete che la direttiva comunitaria del 2020, insieme a un altro procedimento, chiede a tutti i paesi dell'Unione Europea per case praticamente energeticamente autosufficienti entro il 2020, e le amministrazioni devono dare il buon esempio e devono riuscire a conseguire questi edifici autosufficienti entro il 2018. In Italia sembra un'utopia, in altre parti d'Europa, città come Friburgo,